Il presepe, gli alberi di Natale, la fabbrica dei giocattoli con elfi e canti e lo scenario natalizio all'interno del porticato dell'azienda pubblica di servizi alla persona Maria Cristina di Savoia a Bitonto, allestito dalle cooperative Eugenia e Zipacca. Per noi è una vera e propria manifestazione di comunità, ha detto la presidente di Eugenia, Patrizia Moretti, per tenere vicine due realtà cittadine che si occupano di sociale e di persone fragili alla stessa maniera, con la stessa sensibilità. Un momento per fare festa e dare gioia ai ragazzi, alle loro famiglie e a quanti hanno voluto trascorrere qualche ora respirando l'atmosfera natalizia. La nostra vicinanza nella stessa struttura, ha detto la presidente di Zipacca, Daniela Altomare, non è soltanto fisica, ma anche unità di intenti. In questa giornata abbiamo toccato con mano il vero senso della collaborazione e del lavoro con i più fragili. Sono proprio loro ad aver bisogno di una carezza, della nostra vicinanza, adesso più che mai. Oltre alle scenografie natalizie realizzate dalla Zipacca, anche vari mercatini con prodotti artigianali realizzati da entrambe le realtà sociali. È una scommessa fra noi e la Zip e sicuramente, visto l'affluenza della gente, la risposta calda, calorosa che ci hanno dato è stato un successo, ma anche per le famiglie, per i ragazzi, per noi operatori è stato un successo. Quest'anno abbiamo unito le forze in tutti i sensi, perché c'è stato bisogno di un grandissimo lavoro, ma l'abbiamo voluto fare qui, in questo luogo, importante per noi. Abbiamo scelto di abitarlo. E continueremo a farlo nonostante le molteplici difficoltà. Un modo per tornare a vivere.